a Spazio Sport. La Stella Azzurra Viterbo riparte dalla Ilco. Dopo la presentazione della domanda per prendere parte alla prossima Serie B di basket, arriva un'importante conferma in casa biancostellata. Continuerà infatti anche per la prossima stagione la partnership tra il sodalizio viterbese e l'azienda che ormai da anni ha seguito la Stella in questo entusiasmante e vincente percorso. Ci troviamo a Castelletto Ticino, in provincia di Novara. È martedì 27 maggio. Il centro cittadino è chiuso al traffico e gremito di gente. L'appuntamento è con la corsa, precisamente con il Giro Podistico del Varesotto. Giunto alla 16ª edizione, il Giro del Varesotto è un circuito di 6 gare organizzato dall'Atletica Casorate e si svolge a cavallo di maggio e giugno. Le gare sono tutte serali e sulla distanza di 5 km. La classifica viene redatta per somma di tempi e alla fine di ogni prova vengono consegnate le maglie rosa ai leader. Questa è la seconda tappa dell'edizione 2014. Però bisogna fare prima il riscaldamento, bisogna fare un po' di stretching. E poi pian pianino ci apprestiamo a correre. Il Giro dà sempre grande spazio ai bambini ed è proprio il testimonial, il grande Jenny di Napoli, ad occuparsi di loro. Sono ben 4 le distanze. Dai più piccoli del Baby Giro fino ai più grandi del Giro Boys, con tanto di partenze separate e maglia rosa per i leader. Sono 1000 i concorrenti di questa seconda tappa. I migliori in classifica vengono chiamati per ultimi e si posizionano nelle prime file. In maglia rosa, davanti a tutti, Ronny Fochi e Claudia Gelsomino. Alle 20:30 ecco la partenza da Piazza Matteotti. Sono Ronny Fochi e Fabio De Angeli a dettare il ritmo, prendendo qualche metro di vantaggio su Fabio Caldiroli. Tra le donne conduce Claudia Gelsomino, inseguita a breve distanza da Sabina Ambrosetti. Siamo al terzo chilometro. Caldiroli ha approfittato della discesa per rientrare sulla testa della corsa. Quando manca un chilometro, Caldiroli prova un'azione. Prima si stacca De Angeli e poi Fochi. Spinge forte Fabio Caldiroli, aggiudicandosi così questa seconda tappa davanti a Fochi, che rimane in maglia rosa, e a De Angeli. 16:36 il tempo del vincitore. Prima donna è ancora Claudia Gelsomino in 18:42. Seguono Sabina Ambrosetti e Barbara Benatti. Time,
al 27 luglio ad Assisi, già capitale della box italiana, è diventata prima città anche di quella europea. Nella città serafica, infatti, si stanno disputando European Women's Junior e Youth Boxing Championships, il cui proscenio è presso il Pala Eventi di Santa Maria degli Angeli ad Assisi. La kermesse, organizzata dalla Federazione Pugilistica Italiana, ha come patrocinio la Regione Umbria, il Comune di Assisi, il CONI, il Comitato Perugia Città Europea dello Sport 2019, la Camera di Commercio di Perugia e la Fondazione Perugia Assisi 2019. Lady, 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 I've been talking kinda crazy, but I'm talking and you're listening. So lady, 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 have you thought about me lately? 'Cause I'm tired of this loneliness. Alle 21.30 è poi la volta della gara ad inviti. Sono 10 gli atleti che si sfidano sugli 880 metri di circuito cittadino da ripetere 10 volte. La partenza è piuttosto tranquilla e nessuno vuole prendere l'iniziativa. Stefano Casagrande e Alessandro Turroni nella seconda parte aumentano il ritmo e quando mancano due giri rimangono da soli. Lo spunto migliore è di Turroni, primo al traguardo in 28 e 22. Secondo Casagrande e terzo Filippo Ba, davanti a Dario Rognoni. I giri sono stati abbastanza tranquilli perché il percorso era molto impegnativo. Infatti i primi 3-4 giri sono stati tranquilli. Dopo sulla salita è iniziato un po' di battaglia e giro dopo giro se ne eliminava uno. E pian piano si è scremato il gruppo e gli ultimi due giri c'è stata la differenza da chi ne aveva di più a chi ne aveva di meno. Comunque sto in un periodo che sto abbastanza bene. Arrivo da 1500 del 18 maggio dove ho fatto il personale alla prima uscita stagionale ed è andata bene. Si voleva provare a fare quest'anno i 5.000 e poi dopo, più avanti, verso dicembre, tentare di nuovo la selezione per i campionati europei di cross. La
La squadra italiana di Sporting Tiro a Volo si prepara ad affrontare il Mondiale in Portogallo, sui campi di Vale de Pedras, che ospiteranno oltre 800 tiratori provenienti da 33 nazioni per le gare del 36esimo campionato del mondo della specialità. A darne conto è la FITAV, che gestisce questa disciplina per il primo anno. La squadra italiana è composta da 17 atleti, guidati dal commissario tecnico Veniero Spada, e 21 tiratori che, grazie alla formula Open, si sono iscritti a titolo personale. Ci troviamo a Recetto, alle porte di Novara. È ancora il parco nautico del fiume Sesia ad ospitare il triathlon di Recetto. Giunto alla quinta edizione, questo triathlon, che si è sempre disputato sulla distanza sprint, quest'anno è stato proposto dagli organizzatori del Team Hibiscus sulla distanza olimpica. Tutto raddoppiato, perciò i metri a nuoto sono 1500, i chilometri in bici 40 e l'ultima frazione, quella di corsa, è di 10 km. Sono i triatleti qui a Recetto domenica 25 maggio. Farà una ventina di metri, si sale, comunque ci saranno dei giudici che vi daranno l'ok per salire in bicicletta. Lately I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. But baby, I've been praying hard. Said no more counting dollars, we'll be counting stars. Yeah, we'll be counting stars. La frazione di nuoto si svolge nel bacino idrico ed è la batteria delle donne la prima a partire. Poco più tardi ecco il turno degli uomini, divisi in due batterie. Nella gara femminile, la portacolori delle Fiamme Oro, Margi Santimaria, è al comando di un terzetto in fuga, assieme a Sabrina Capellupo ed Elena Manzato. La poliziotta, che ha nuotato senza muta, è velocissima nella transizione ed esce per prima dalla zona cambio. Tra gli uomini sono in cinque a fare la gara di testa: Barnaby, Statef, Andrenucci, De Palma ed Ascensi. 17 minuti è il parziale di questa prima frazione. Drowns me, makes me wanna fly. I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. But baby, I've been praying hard. Say no more counting dollars, we'll be counting stars.
Il percorso in bici si sviluppa nella campagna novarese, un giro unico interamente pianeggiante. Everything that kills me makes me feel alive. Pedala più forte di tutti Gregory Bernabi, che a metà di questa frazione si trova da solo al comando con quasi 2 minuti di vantaggio. Dopo il ritiro forzato di Ascensi e De Palma per problemi meccanici, ad inseguire sono rimasti solo Isacco Andrenucci e Delian Statev. Siamo all'ultima frazione. Mancano 10 km di corsa e Barnaby conduce con largo margine. Con oltre 2 minuti di ritardo insegue il giovane Delian Statev. Andrenucci, invece, non riesce a tenere il passo del compagno di fuga e perde terreno. Dominatrice della gara femminile è Margi Santimaria, al comando dal primo all'ultimo metro. 2 ore, 1 minuto e 33 secondi, il suo tempo al traguardo. Poco dopo, ecco anche l'epilogo della gara maschile. Gregory Bernabi amministra nell'ultima frazione e si aggiudica la vittoria con il tempo di 1.48.06. In seconda posizione è Delian Statev, con soli 21 secondi di distacco. Terzo, Isacco Andrenucci. Completano il podio femminile Marta Gagliardelli, seconda, ed Elena Manzato, terza. È stata dura, ho vinto, sono riuscito a vincere, però ho fatto fatica. A nuoto siamo rimasti lì, eravamo un gruppetto di 5, poi un paio hanno avuto qualche problemino meccanico, quindi siamo rimasti in 3, poi sono riuscito ad andare via in bici, ho fatto 30 km da solo. E a piedi sapevo di avere buon margine, però è stata dura, 10 km duri sullo sterrato. Quindi ho fatto fatica, però ce l'abbiamo fatta alla fine. Speravo di rimanere in uno svantaggio contenuto tra il minuto, invece purtroppo sono sceso a 2 minuti, ho corso più forte che potevo. Il percorso di corsa era molto tecnico, sterrato, quindi era difficile fare ritmi molto forzati e non sono riuscito a rientrare gli ultimi metri, ma comunque sono molto contento di questo secondo posto. Diciamo che in acqua ho controllato, poi in zona cambio le altre avevano la muta, io ho fatto l'acqua senza muta e sono uscita con una 20 secondi dalla zona cambio e poi ho fatto tutta la bici in progressione e sono arrivata con 2-3 minuti davanti. Le prime 2 frazioni le ho fatte forte al massimo che potevo, poi l'ultima frazione ho cercato di gestirmi in funzione anche delle prossime gare, un po' un allenamento oggi ho fatto, veloce però.
prima settimana di gare ai campionati italiani federali di pattinaggio artistico a rotelle e nella splendida cornice di Roccaraso è subito Trilline Show. Come di consueto, le prime a scendere in pista sono state le atlete della categoria allieve e le ragazze viterbesi hanno subito fatto vedere di che pasta erano fatte. Nella finale, il capolavoro delle ragazze allenate dal trio Tosini-Casiola-Tosini. Giorgia Baraldi, con un'ottima terza esecuzione, contende fino all'ultimo il podio alle più titolate, conquistando il quarto posto finale a pochi decimi dal podio. Spazio Sport finisce qui. Grazie per l'attenzione. Arrivederci.